La chiamano ormai la città della contesa. È dal 1953 che, all'ombra dell'antica torre dei Cavalieri di Malta, che si innalza sulla piazza centrale, Sant'Elpidio a Mare, città oggi nota in tutto il mondo per l'industria calzaturiera, rievoca con la Contesa del Secchio un'antica tradizione. La seconda domenica di agosto le contrade si sfidano in un gioco simile alla pallacanestro per contendersi il secchio e stabilire così la priorità nell'attingere acqua all'antico pozzo di piazza. Sontuoso il corteggio, suggestivi i cerimoniali, stupenda la città che si trasforma in città medioevale, botteghe, artigiani, vita quotidiana. Un grande film che si gira sul palcoscenico del centro storico. Anche per le Marche, il Rinascimento ha rappresentato uno dei periodi più affascinanti. Leggerne la storia significa riandare allo splendore di una società affascinata dall'arte e dalla cultura. L'epoca delle signorie del Montefeltro, dei Davarano, dei Malatesta, degli Smeducci, dei Valentino, dei Della Rovere, degli Sforza. Grandi famiglie che hanno scritto una parte importante della storia d'Italia. Il primato delle signorie è ancora visibile nelle fortificazioni che architetti come il Laurana o Francesco Di Giorgio Martini hanno edificato per i loro signori. Ancora oggi, le rocche di San Leo, di Mondavio, di Senigallia sono testimonianza dello splendore del tempo, autentici gioielli che contribuiscono a rendere suggestivi i panorami delle Marche. Ognuna di esse racconta di fatti che hanno scritto la storia delle Marche. E se il Palazzo Ducale di Urbino, voluto da Federico da Montefeltro per fare di Urbino una delle piccole capitali dell'Italia rinascimentale, è esso stesso il simbolo delle Marche del tempo, altre città raccontano attraverso i loro monumenti e il loro tessuto urbano la loro importanza.